Costruiamo insieme un futuro di diritti e informazione. È questo lo slogan che accompagna la prima edizione della Settimana Nazionale della Dislessia. Quest'anno infatti, dal 4 al 10 ottobre, vengono organizzate dall'AID, Associazione Nazionale della Dislessia, iniziative in tutta Italia per dare maggiore informazione sui DSA, cioè disturbi specifici dell'apprendimento. E così anche a Caltanissetta, questa domenica 9 ottobre, in piazza Garibaldi sarà allestito uno stand divulgativo, mentre lunedì 10 ottobre, alle ore 16, ci sarà un seminario dal titolo Legge 170 2010, modalità sulla corretta compilazione del piano didattico personalizzato. L'incontro si svolgerà presso l'Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta di Palazzo Moncada in corso Vittorio Emanuele e si rivolgerà a docenti e famiglie. La settimana della dislessia rientra in un contesto più ampio della settimana europea della dislessia. E tutto nasce per sensibilizzare ulteriormente le utenze che per noi sono le famiglie, ma prioritariamente parliamo di istituzioni scolastiche, al fine di sensibilizzarle sui problemi e sul disturbo che hanno una grossa fascia di ragazzi pre e post adolescenziali come disturbo dell'apprendimento. Il nostro compito fondamentale è proprio quello di sensibilizzare le istituzioni e più che sensibilizzare e informare sia le istituzioni scolastiche che i nostri soci su quali sono i diritti nonché le possibilità di aiuto che possiamo dare ai nostri ragazzi. In questo contesto rientra il seminario e gli stand che faremo in piazza, che servono proprio per pubblicizzare al meglio sulle corrette modi di operare con i ragazzi dislessici. Il voler fare questo evento che tra parentesi si sviluppa in tutte le province italiane è proprio quello. Il nostro compito non è quello né di bacchettare le istituzioni né quello di contrapporci alle istituzioni. Noi vogliamo lavorare con le istituzioni, le famiglie vogliono lavorare con le istituzioni perché il vero problema sono i ragazzi sono i nostri figli. E su questo noi vogliamo, e quindi dare la possibilità e informare bene la classe docente su quale possono essere i migliori percorsi da fare con questi ragazzi per noi è fondamentale.